È molto interessante e significativo parlare di architettura in questo museo in particolare, dove il concetto di tempo è stato in qualche modo stravolto, abbandonando una nozione lineare in favore di una visione più stratigrafica del tempo stesso. È singolare perché in una città come Roma l'architettura stessa è manifesto di questa stratificazione, dove la città si è evoluta nel corso dei secoli, proponendo oggi a chi la vive, a chi la attraversa, una sequenza assolutamente non lineare di episodi, di oggetti, di luoghi, di spazi che sicuramente sono stati concepiti in tempi molto distanti l'uno dall'altro.